Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi gameplay, niente tutorial stamattina. Andiamo a cercare di portare avanti un attimino questa carriera e vediamo dove, che cosa fare soprattutto. Oggi neanche niente web ragazzi, perché sinceramente mi scoccia montare il treppiedi piccolino per riprendermi. Comunque, anzi, le visualizzazioni non cambiano molto da web o senza web. Questo gioco a volte vi piace, a volte no, non si capisce. Praticamente i primi video sono abbastanza buone per i miei standard, e mentre quello di domenica, sabato, è andato veramente orribile. Forse perché era sabato. Comunque, vediamo un attimino oggi quello che dovremmo fare. La volta scorsa avevamo attaccato la bestia, avevamo vinto contro Cesaro, però non si era svolta una rivalità, assolutamente. Niente, oggi siamo contro Callisto e poi avevo deciso, non so se è rimasto memorizzato, di attaccare The Miz. No, non è rimasto memorizzato. Finn Balor, io punterei per The Miz all'entrata con la mia adorata sedia. No, bastone contro The Miz, giusto per fare qualcosa di diverso, ragazzi. Ok ragazzi, qua entra Callisto. Ok, siamo pronti, iniziamo e speriamo di vincere, anche se ripeto, Callisto è molto atletico e questo sicuramente mi danneggerà. A parte che è basso, quindi ok, perfetto, già abbiamo dei problemi effettivamente, se guardate, perché ogni volta che lui si abbassa, ecco, con i calci lo posso prendere. Beh, già questo comunque è irreale, perché Callisto non mi può andare a schivare una cosa di questo genere. Non è assolutamente, non mi piace per niente come è fatto sto gioco. Qua in corsa non fa niente, mi ha schivato la mossa speciale. Lo sapevo che avrei avuto problemi con Callisto, lo sapevo. Almeno una mossa l'ho messa a segno io. Vediamo se con la mossa finale riesco a metterlo KO. Ne dubito perché sono KO io. Arbitro, non lo so, ci siamo altri 2-3 anni. Ho battuto, ma in maniera assurda. Primo, perché lo schieramento l'avete visto, cioè praticamente è stato faticosissimo. E due, questa mossa è devastante. Ok ragazzi, un match dove sicuramente ne prenderemo veramente tante. Si parte, io andrei subito contro Dash. Ecco, mi sa che era meglio andare contro Enzo direttamente. Allora, da quello che ho capito, Dash è quello più forte. E anche quello che scrive di più, mi sa. Certo, non è che stia a prendere con Enzo che è alzato, no. Cioè, veramente questo episodio posso intitolare un episodio pieno di bug, perché veramente no. No, sblocca, insomma. Che cazzo? Ma stai scherzando? Ma sei serio? Ok ragazzi, praticamente non stavo, cioè stavo registrando però non stavo parlando. Ho parlato per caso con Goldust e mi ha detto questa cosa. Io ho accettato di aggredire Sheamus, onestamente. Ma ci sta. E appena c'è una missione secondaria, questa missione secondaria inizierà con lo show per la prossima settimana. Ok, quindi non è questa settimana ma è la prossima. E intanto devo andare sempre a parlare con questo. Quindi comunque posso
fare queste missioni secondarie, diciamo, che mi danno questi punti extra, quindi potrebbe essere così. Come stai andando? Aspetta, abbiamo appena finito di scrivere il programma, dagli un'occhiata. Quindi potrebbe essere così un buon modo per comunque guadagnare punteggio per migliorarmi. Non ci avevo effettivamente pensato. Ho un match contro Curtis Axel. Ok ragazzi, praticamente iniziamo con questa faida con Sheamus. Devo trovarlo e tendergli un'imboscata. Ora andiamo. Eccolo qua, già trovato subito. Ciao Sheamus, come va? Fai una rissa. Ti seccare, eh? La cosa buona è che ha poche schivate come a noi, solo che con un pugno mi ha scippato mezza faccia. Ecco, a posto. Odio questa doppia visuale così. Ecco. Perfetto, forse. E ripeto, forse. Riesco a fare qualcosa, anche perché ripeto, io sono cominciato male. Sheamus, no, assolutamente no. Proviamo a fargli il più male possibile. C'è da dire che quantomeno ho recuperato tutte le cazzo. Non solo mi ha schivato la mossa finale, ma ce l'ha pure lui la mossa finale. Devo stare molto attento. Ok. Mi ha fatto un bro kick di quelli assurdi e devastanti. Mi ha pure mazzuriato per bene. Ai ai. Questa l'hai sentita, Shimus, sul. Però devo dire che ho resistito al bro kick. Sono due soddisfazioni. Ci ha provato a colpirmi con la sedia, ma non è servito a molto. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla resistenza al bro kick. E ti ho messo pure KO alla fine. Cioè, no, questa veramente è stata tutto merito. Belli questi bug, sempre su bug, su bug. Episodio buggato. Vabbè, comunque quelli dei pesi leggeri. Oh, Triple H, vediamo. Novità, novità. Ehi, speriamo di incontrarti prima di andare via. Non pensavo avessi interesse a parlare con me. Che ti posso dire? In questo business il potere è un concetto molto fluido. Dopo il tuo ultimo mese ho cominciato a farmi delle domande. A chiedermi se magari non ti avessi giudicato male. Sono stato il più onesto possibile. La gente cambia. Non saprei, magari hai giudicato bene di me, bene il me di allora, ma sono già una persona molto diversa. Sono cresciuto, cambiato. Di solito ci vuole molto più tempo, i cambiamenti sono impercettibili. Io non sono più la stessa persona che ero quando sono arrivato qui anni e anni fa, ma la tua capacità di adattamento è davvero notevole. Grazie. Il tempo non si ferma per nessuno, allo stesso modo io non ho ragione di aspettare. Bene. Nel senso che mi darai una promozione, qualcosa. Stendendo alla grande, ci vediamo più tardi. Perfetto. Vediamo che c'è da fare. Parla con Stephanie McMahon, indipendente modello, o con Mick Foley, favorito dei fan. Allora, io onestamente, ragazzi, non voglio assolutamente Stephanie, ma voglio Mick Foley, perché Stephanie mi sta sulle palle e preferisco aumentare il favorito dei fan. Vai, Mick. Ehi, hai un secondo? Certo, Mick, dammi pure. Triple H mi ha preso da parte per parlare di te. Si è passato a trovare anche me. Ok, perfetto, stavamo soppesando l'idea di darti un ruolo un po' più importante. Bene, bene, nell'ultimo mese hai dimostrato di saperci fare. Grazie mille. Nessun problema, figurati. Comunque, ti vuoi c'è il problema di trovare qualche opportunità interessante per la tua carriera. Roba nuova, ti ci troverai bene. Intrigante, qualsiasi occasione di crescere è la benvenuta. Mi sembra giusto, non ne dubito. Hai già dimostrato quello che vali, non sarà molto diverso questa volta. O meglio, sì, lo saprà, lo sarà. Ma saprai cavartela come sempre. Questo mese dovrai essere pronto a tutto, capito? Assolutamente, aspetto la vostra chiamata. Presto ci faremo vivo. Ripeto, tu sappia fare un microfono in mano, lo sanno tutti, a partire da Vince. Stasera però dovrai passare ai fatti. Stasera partecipare tutti contro tutti, insieme a un po' di altra gente, collegarti in regola e fare il salto di qualità, me compreso. Ovviamente, vedi di dimostrarlo. Vinci questo match, tutto contro tutti. Allora, o è un match, o è una Royal Rumble, che mi pare che, ed è così quando dicono tutti contro tutti. E saranno cazzi, perché perderò sicuro, sicuro è impossibile che vincano la Royal Rumble combinato come sono combinato. Portions.
È una Battle Royale, ragazzi. Allora, io direi di fare una cosa, perché la battaglia sarà sicuramente lunga. Questo video diventa enorme. Quindi, niente, direi che per questo video è assolutamente tutto. Nel prossimo episodio parteciperemo a questa Battle Royale e cercherò di vincerla, per fortuna, anche se c'è Samoggio e Sheamus che mi preoccupano tantissimo. Se questo video ragazzi vi è piaciuto, commentate, condividete, lasciate un mi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo ad un prossimo video.